Ebbene sì, sono tornato con un nuovo vlog. In un certo senso non è che proprio me l'ero dimenticato, ma mi ero dimenticato proprio di... Sì, me lo sono dimenticato, mi scuso. Un paio di giorni fa sono stato a Bologna per impegni personali e quindi mi sono detto: ma è veramente così tanto buono come vedo su YouTube il mangiare bolognese? È vero, è famoso, però non è che tutto può sembrare oro quel che luccica. Beh, proprio mi sono dovuto immolare per il mio pubblico, per il pubblico di YouTube, per vedere se questa cosa è vera. E purtroppo è vera, sì, sono dannatamente buoni. Quindi quello che vedrete nel vlog di oggi e anche quello che spero di mettere domani è un po' un riassunto di una sorta di weekend, chiamiamolo così, di mangiare, mangiare, mangiare. Quindi buona visione. Ordinato altre ravioli alla mostarda da portare via da Bologna perché erano veramente squisiti. Forse il video non riesce a spiegare quanto fossero dannatamente buoni. La pasta frolla, che si sente proprio che era fresca, molto burrosa, insieme a questa mostarda e una sorta di marmellata con mele cotogne, pere e scorza d'arancia. Un gusto veramente inconfondibile, molto buono e molto particolare. Poi siamo passati al budino di riso. Ho trovato la ricetta e lo devo rifare necessariamente a casa. E il tour continua provando altre cose con Treccia. Il nostro. C'è uno spazio. Buono. Qui abbiamo la nostra crescenta. Facciamo qua dentro la nostra mortadella fatta con meno sale e pepe bianco. Sì. La merota che è l'antenata della mortadella. Zeffirolese, salame all'aglio, crudo 24 mesi di Parma, come il parmigiano. Abbiamo poi il pecorino, scoccherone e cazzettino morbida di porco. Ok, grazie. Di prosciutto e squacquerone e mortadellona. Per quanto riguarda la cotoletta c'è una strana cosa, perché quando sono andato a provarla da Toto e Co c'era una confusione assurda, quindi il video in pratica non si sente niente di quello che dice, quindi ve la spiego in soldoni. Era una droga, una cosa indescrivibile, un gusto di sapori che nell'insieme possono sembrare una porcata assurda, perché ci pensate, cotoletta, prosciutto, salsa al parmigiano, tutto quanto insieme, però poi ogni gusto era ben equilibrato, la morbidezza della carne di maiale unita a questa panatura veramente ben compattata, anche ben cucinata, e poi abbiamo questo prosciutto crudo che dava quella dolcezza e anche quel sapido veramente perfetto, e poi la ciliegina sulla torta, questa crema, questa sorta di fonduta di parmigiano che è veramente una droga, che riesce a dare quella dolcezza che completa il tutto. È come se il salato della carne e del prosciutto si unisse al sapore dolce di questo formaggio, di questa sorta di salsa, che hanno creato il secondo perfetto della tradizione. E anche questa voglio riprovare a farla a casa. E deve venire buona così, deve venire lo stesso buona.